Ti voglio fare contento, Totò. Ora ti conto una cosa. Assettamone un poco. Santo riascaccione. Una volta un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Basta. Un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta. Finalmente un giorno riuscì a incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. La principessa fu così impressionata dal suo forte sentimento che ci disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tuo. Menchia. Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno e 2 giorni e 10 e poi 20 e ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli ci cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti era diventato tutto secco, bianco. E ci scendevano le lacrime dagli occhi e non poteva trattenerle, che non aveva più la forza manco per dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Ma come? Alla fine? Sì. Proprio alla fine, Totò. E non mi domandare qual è il significato. Io non lo so. Se lo capisci, dimmelo tu. Boh. Alfred, che c'è? Ah, Pasadelfo. Ma che Pasadelfo, il sacramento. Pasadelfo. Beh? Ah, ho bisogno urgente di voi, perché ho un dubbio, un gravissimo dubbio che mi tormenta l'anima. Ah, l'anima? Sì. Padre, ho peccato. Di questo ne parliamo dopo. Ma chi è? Shh, ferma, non ti voltare, per carità, sta zitta, fa finta di niente, sono Salvatore. Ma che ci fai qua? Ma io dovevo parlarti. Sei bellissima, Elena. Questo volevo dirti. Quando ti incontro non so mettere in fila 2 parole perché mi fa venire i brividi. Insomma, non lo so come si fa in questi casi. Cosa si dice? È la prima volta. Ma credo che mi sono innamorata di te. Pace, un peccato. Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vai in pace, sorella. Quando sorridi sei ancora più bella. Salvatore, sei molto gentile con me. Mi sei anche simpatico. Ma io non sono innamorata di te. Non me ne importa niente, aspetterò. Cosa? Che anche tu ti innamori di me. Ascoltami bene. Tutte le notti, quando finirò di lavorare, verrò sotto casa tua. E aspetterò tutte le notti. Quando cambierai idea, apri la finestra. Solo questo. E io capirò. Hai capito adesso? Sì. Finalmente riesco a vederci chiaro. E un'altra volta non dire in giro queste eresie.
dall'incendio del cinema sei sopravvissuto, ma dalle fiamme eterne! Ma dalle fiamme eterne non ti salva nessuno. Salvatore.